Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Oggi sfrutto i ragazzi di Playprice che mi hanno preceduto con le news e quindi per pregiudizia uso loro per riportarvi le ultime news uscite molto importanti e poi tiriamo qualche considerazione in merito. Iniziamo con gli Stronghold. Durante la storia principale ne sbloccheremo uno che sarà quello visto durante la demo e sbloccheremo tutti gli altri arrivati alla fine della storia principale. Per poter giocare gli Stronghold dovremo comunque avere un certo potere di equipaggiamento o Power Gear, ma non un certo livello di personaggio. I Cataclysm. I Cataclysm sono contenuti stagionali con modifiche alla mappa o, come Battlefield 5, con Tide of War. Sono comunque contenuti endgame, ma saranno visibili a tutti e per poterli completare non ci sarà bisogno di un power gear particolare, ma saranno basati più sulle strategie di squadra piuttosto che sulla forza bruta. Ovviamente, essendo contenuti stagionali, questi eventi avranno un tempo limitato per poter essere giocati. Il sistema di alleanze. A quanto pare verrà introdotto un sistema che ci permetterà di allearci con altri freelancer. Questo ci porterà dei reward settimanali, cioè settimanalmente verranno premiati tutti i componenti dell'alleanza con della moneta. Moneta utilizzabile per potersi comprare le skin e i componenti estetici che sennò dovremo comprare tramite le microtransazioni. Ovviamente queste monete verranno retribuite in base all'attività dell'alleanza stessa, in base a degli step. Quindi, più l'alleanza gioca, più i reward saranno alti. Come ultima news, parliamo delle gilde, che a conferma non saranno presenti al lancio del gioco, ma saranno presenti dopo il lancio, probabilmente saranno tradotti il prima possibile, quindi ci saranno, di sicuro, ma non al lancio. Quindi, facciamo un piccolo recap, avremo parecchie attività in endgame, non solo le roccaforti, come abbiamo già sperimentato nella demo e che sono impegnative, ma anche eventi stagionali che porteranno parecchie novità. Quello che mi fa più piacere è l'annuncio di queste alleanze, che daranno modo di non dover spendere soldi per potersi permettere le skin. Sono sicuro che non gioverà a BioWare questa cosa, in quanto diminuiranno le loro entrate, ma sono molto felice per questa scelta, in quanto BioWare con questa scelta pensa anche alle tasche dei giocatori e mantiene nel contempo i giocatori online per potersi permettere ciò che vogliono. È un cane che si mangia la coda in pratica. Però, ottima news. Sulle gilde non mi esprimo, sapevamo già da tempo che non ci sarebbero state al lancio del gioco e speriamo, come hanno detto i ragazzi di Playprice, da dove ho preso questa news, non siano una cagata epica come quelle di Destiny, ma che il lavoro sulle gilde sia fatto molto meglio. Quindi diamogli tutto il tempo che vogliono. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre opinioni o dubbi. E con questo per il momento è tutto. GG a tutti quanti.